Per quello ti dico, ma te pensi che volere bene all'Inter, che per volere bene all'Inter bisogna stare zitti, far finta di nulla? No, bisogna dirle queste cose qui. Questo scempio deve finire, questo schifo deve finire, questo presidente va subito espulso perché lui non merita di far parte dell'Inter. Non me ne frega una sega a me dei problemi che ha lui, a me non me ne frega una sega né di lui né della Cina, non me ne frega niente a me. Ma quando i creditori vanno dall'Inter, e questo lo trovi scritto anche su Calcio e Finanza, non te lo dico io, quando i creditori che lo inseguono vanno dall'Inter e prestano perché vogliono che gli venga elargito uno stipendio per poi pignorarglielo, a me fa vergognare questa roba, è uno schifo. Altro che rifinanziamento, solo loro vedevano un nullatenente che poteva rifinanziare. Ma cosa vuoi rifinanziare? Ma cosa vuoi rifinanziare? Questa qui rifinanzi, guarda, questa qui rifinanzi, guarda, questa, la Ducati, questa qui, guarda, questa rifinanziava lui, guarda, questa qui rifinanziava, guarda, questa qui rifinanzia. Il finanziamento con quali garanzie? I punti fragola dell'Esselunga rifinanziava. È uno schifo, se ne deve andare. Lo dovete mettere alla porta. E i dirigenti che ridono, che cazzo hai da ridere? Qui c'è da vergognarsi, non c'è nulla da ridere. E poi voglio ricordare anche a qualcuno con cui ho discusso su Twitter che vincere è l'unica cosa che conta, lo dicono alla Juve, ma poi che cazzo hai vinto in 6 anni? Uno scudetto e due coppe. Cosa hai vinto? È uno scudetto regalato al Milan per errori dell'allenatore, ma anche per errori di un presidente che non aveva più portafoglio. Ma di cosa state ragionando? Non ho problemi a dire quello che penso. Solo me quello scemo che compra gli iscritti perché gode a comprare gli iscritti e poi l'ultimo video 180 visual 8 ore fa, capito? Di cosa stai ragionando? Lo scudetto quest'anno passa anche dal mercato di gennaio e te con Zanga a gennaio al massimo prendi Quagliarella se lo convinci a giocare altri 6 mesi perché si è ritirato Quagliarella. Te con i cinesi non prendi nulla, forse non hai capito. Se non va via subito, te mercato di gennaio con lui non lo fai. Che mercato vuoi fare? Vuoi andare a rovistare nella spazzatura? Cosa vuoi fare un cinese? Cosa volete fare un cinese ormai? Non lo so dov'è, anzi lo so dov'è, va bene, ma non te lo dico. Ora mi sono rotto io. Che situazione di merda. Ma poi vedi, ci attaccano tutti perché per colpa di quello lì ci rompono i coglioni tutti, ragazzi. Lo scudetto passa anche dal mercato di gennaio, perché molti di voi mi avete scritto in privato, in tanti, mi avete detto, e mi avete scritto, Giuse, avevi ragione, non esiste questa super rosa. Non c'è nessuna super rosa, anche perché Tarzan e Bissek, Tarzan non è pronto per giocare in Serie A, è acerbo, a livello tattico non c'è. Il primo tempo ti ha fatto prendere 3 gol, in altre partite non hai modo di recuperare. Quello che è successo contro il Benfica, è un miracolo. Vai sotto 3 gol con una squadra medio seria, non recuperi più. Prova ad andare 3 gol sotto con la Juve, col cazzo recuperi 3 gol, capito? Quindi Tarzan non è pronto, quell'altro non te riesco in vacanza, Coso, Klassen, come si chiama? Te lo hanno regalato perché? Secondo te lo hanno regalato? Arnautovic, Sanchez, cioè, e gente in 6 mesi non ha fatto nulla, quella uno ha battuto un rigore, quell'altro ha fatto un gol perché gli è battuto addosso, ha fatto un assist perché ha sbagliato mentre tirava in porta. Non c'è nessuna super rosa. Qui c'è un allenatore che sta affrontando 3 competizioni con 2 attaccanti e con un solo difensore centrale di ruolo, con un solo marcatore che ha 36 anni. Mi potete dire tutto quello che vi pare, ragazzi. Io rispetto voi, ma voi dovete rispettare me. Ed è così che si va d'accordo. Perché io mi diverto con voi e voi vi divertite con me. Quindi, il mercato di gennaio, per come la vedo io, passa lo scudetto. Attenzione, centenario della famiglia Agnelli. In più ti dico, se non sbaglio, correggimi perché qui appena tu dici una osina fuori posto e ti assalgono, mi sembra che l'ultima vittoria
dell'Inter a Napoli sia stata nel 2020. Napoli c'ha dei giocatori che ci possono dare noia. Secondo me, come ci darà noia in Napoli? Con Kvaratskhelia a sinistra, Politano a destra. Loro tenteranno di andare uno contro uno contro la nostra difesa 3, di farci allargare la difesa uno contro uno e di andare con gli inserimenti, perché hanno Anguissa, Zielinski, hanno gente che si sa inserire che sa fare male. Attenzione, e questo è far ammazzarli senza tenere troppo il baricentro alto. Giocherà parecchio in difesa, ma c'hanno quei due che, per come giochiamo noi, per come è strutturata la nostra difesa, che quei due ci possono rompere i coglioni, te lo dico io. Poi ne riparleremo domani sera. Per quello dice Fabio Bergomi, che saluto, ma tra me e Fabio c'è sempre stata stima, ma da prima di Piff, di Paff e di Puff, la gente non deve chiedere scusa a me. Qualcuno dovrebbe chiedere scusa a chi ha chiesto soldi per parlare di Bettarelli, Lasri, parte della Superlega, Zangheri finanzia, socio di minoranza, Digital Beats tutto a posto. Lui dovrebbe chiedere scusa a questa gente qua. Non è che la gente deve chiedere scusa a me. Qualchedun altro dovrebbe chiedere scusa a qualchedun altro, perché si dovrebbero vergognare per tutte le puttanate che hanno detto. Per quanto riguarda quello scemo che continua a comprare iscritti e fa 180 visual, non ne parlo nemmeno più. Quello ora da Zang, da Texano, si è rimesso l'altra volta il cappello, ora è un'altra volta arabo, poi domani rifinanzia Zang. Allora, questa gente qui in 20 giorni ha detto Qatar è fatta. Poi ha detto Zang ha trovato con Ares l'accordo per rifinanziare. Poi hanno ricominciato a parlare di arabi. 20 giorni fa parlavano di qatarioti. Cioè, vi rendete conto di gente c'è su YouTube? Gente che non sta bene con il cervello. Voi siete pericolosi su YouTube. Voi siete un cattivo esempio. Se a volte qualche bambino, sì, per caso va su YouTube e vi vede, voi fate schifo. Voi non avete nessuna dignità. Voi siete un cattivo esempio. Siete dei pessimi elementi. Comprare iscritti per fare il che? Per fare 180 visual. Andate a vedere il canale di merda. Ha fatto 180 visual 9 ore fa. 180 visual le facevo quando avevo 20 iscritti io, non 9.000 come c'è lui. Ciao, Inter.